Ma dimmi te. Ecco. Ma dimmi un po'. Ma avevano detto ripuliamo la città, ma guarda te che schifezza. Ma scusi. Non vedo niente. Sindaca Raggi. Ma riconosciamo la sua voce, ma non la vediamo. Idem con patate, non vi vedo. Ma dove si... Avevano detto, l'ho detto con chiarezza, se vinco le elezioni governeranno i romani, guarda un po' che hanno combinato, sì, guarda però... come è ridotta sta città, non si passa. Dove si trova? Dov'è? Via della conciliazione. Ma dove sta? Su via della conciliazione. Vabbè, ma guardi com'è ridotta, scusi. Vabbè, sindaca, mi dispiace, guarda com'è ridotta sia via della conciliazione. Tutto a posto, guardi, si è sganciato il microfono, non vorrei che ci fossero dei problemi. Scusi, lo so, c'è un'inefficienza. Avevano detto ripuliremo Roma. Ma chi? Ecco qua. I romani. Ecco. Io l'ho detto, l'ho ribadito. Mi avevano detto che i romani non avevano voglia di fare niente. La cosa che però mi urta è che non si prendono mezza responsabilità. Vabbè. È sempre colpa di qualcun altro. Possibile. Prima era Mafia Capitale, poi dice non gli danno i soldi perché c'è il governo e il PD. Poi stanno al governo loro e si lamentano lo stesso. Io gliel'ho detto, ragazzi, non so più come coprirvi. È quella. Ma Roma è grande. Ah, ma c'è tanta burocrazia. Ma dico, l'avete scoperto adesso? Ma non ci potevate pensare prima di candidarvi? Ma che magari si candidava qualcuno che era un po' più capace? E sai che ti rispondono? Che rispondono? Ci dica! I capaci hanno fatto Mafia Capitale, ridagli con sta Mafia Capitale, no, ce l'hanno fatta a fette. No, scusi, però sindaca, lei attribuisce ai romani quello che i romani attribuiscono a lei, non se ne esce, chiariamo questo punto però. Che . Poi questa settimana devo dire anzi cosa? Nel senso che per fortuna dopo l'appello che ho fatto nel vostro programma si sono dati una mossa, avete visto? Hanno sgombrato Casa Monica, io dico sempre i romani. I romani. Meglio tardi che mai, però anche qui consentitemi. Avevate detto non facciamo gesti plateali, per questo sembra che non facciamo niente, e poi il gesto plateale me lo fai dopo 2 anni e mezzo di governo. Vabbè. Quando sarebbe ora di guagliare? Ma che volete, l'applauso? Bravi, ma avete bonificato 2000 metri quadri, ce ne sta un altro 1.285.360 da sistemare. Sì, ho capito, però ho visto che era presente anche lei allo sgombero. Guardi, non le dico che cosa ho dovuto sopportare. Ci scriverò un libro un giorno. Vabbè, ci dia qualche anticipazione. Ha presente Conte? Come no? Non voleva uscire dalla doccia emozionale dei Casa Monica. Ma stava là sotto che rideva, cantava, piangeva, rideva. Si era fissato col Foxtrot. Ha presente Conte che balla il Foxtrot? No, è difficile da immaginare. È che quella è la doccia emozionale. Conte, lui non è abituato. Senta, alle emozioni. Mi scusi, però posso chiederle, anziché continuare sempre a parlare delle cose che non vanno, me la dà un minutino? Ma per certo. Parlare anche delle cose buone che ha fatto la nostra giunta, me la dà un minutino? Certo. Soltanto, guardi, le chiedo 30 secondi, se me l'aveva dati già ho fatto a quest'ora. Ma io gli ho dato il minutino, prego. Allora, prego. Si sieda, noi oggi abbiamo, noi della giunta, non i romani, abbiamo rimosso un grosso tubo grigio messo in per così sul raccordo. No, ma scusi, sindaca, è quello che avete messo la scorsa puntata, no? Ma ce l'avete messo voi, dai, non è mo... Questo non lo so solo che era completamente inutile e che bloccava il traffico perché la gente giustamente rallentava e diceva, mosto tubo, che c'entra? Ma ho capito, sindaca, ma un giorno per metterlo, un giorno per levarlo, qua i problemi sono tanti, non si può stare appresso a sto tubo, forza! E posso anche aggiungere che l'operazione tubo è stata fatta nonostante tutti quanti ci dicessero non si può fare. Quegli stessi che vogliono soltanto conservare i loro privilegi, tipo entrare e uscire dal raccordo quando gli pare. Quelli che ci vogliono rubare il futuro. No, scusi, io però non la seguo. Forse è colpa mia, ma non la sto seguendo.
scusi tanto. Che succede? Ho sentito un rumore, non è che è una voragine, no, perché io ci soffro di voragini, no. Scusatemi, sudano le orecchie e poi svengo. Ma credo sia il gabbiano che è venuto a trovarla, scusi. Scusate, no, è Anselmo. Vieni tesoro, è un consulente della giunta, dimmi. Scusi, un gabbiano consulente della giunta, Anselmo. Ma davvero? Sindaca, ma parla col gabbiano. Mi scusi. Mi sta dicendo che c'è un'emergenza. La madre della taverna che avevamo sfrattato ha scottato un attico sull'Aventino, mi dispiace, dobbiamo occupato andare. Per chi non fosse scottato. E come occupato. Direbbe Khaleesi in Game of Thrones, Dracarys! E che vuol dire? Andiamo a bruciare un 38 barrato. Dai!